L'incendio ha distrutto il Kangoo, sciogliendo l'insegna di un negozio e annerendo il balcone dell'abitazione sovrastante. Nessuna chiara traccia che possa far pensare ad un incendio doloso, ma gli investigatori hanno avviato una serie di accertamenti. Il cognome dell'intestatario del furgone lo impone. Il mezzo infatti è intestato a Lucia, nipote ventunenne di Giuseppe Barba, alla sbarra per il processo dell'omicidio di Salvatore Padovano. Il rogo è divampato pochi minuti prima delle 3 in via Galatone, avvolgendo il mezzo utilizzato per la consegna di prodotti ittici dell'azienda del padre della titolare, Marco Barba, di 68 anni. Poco distante, in via Trieste, abitano i genitori di Giuseppe Barba, l'uomo che nel processo Padovano ha raccontato al PM alcuni retroscena della malavita gallipolitica, assumendo la veste di dichiarante. Nell'aula bunker i malumori degli altri imputati sarebbero emersi quando il gallipolino avrebbe fatto il suo ingresso scortato dagli agenti, prendendo posto a fianco al magistrato inquirente. Nelle scorse settimane, inoltre, qualcuno aveva inviato all'abitazione di Giuseppe Barba una lettera con chiare minacce di morte: strapperemo il cuore a tuo figlio e a tua moglie. Alcuni residenti, sentendo il rumore delle fiamme, hanno dato l'allarme ai vigili del fuoco. I caschi rossi di Gallipoli hanno poi provveduto a spegnere l'incendio, salvando quel che restava del mezzo. Da un primo sopralluogo non sarebbero emersi elementi che possano far pensare ad un attentato. Sul posto anche gli agenti del commissariato di Gallipoli, che hanno raccolto gli elementi investigativi avviando le indagini. Gli investigatori stanno vagliando la possibilità di acquisire le immagini di qualche telecamera in zona che potrebbe aver inquadrato gli eventuali autori dell'incendio. Le fiamme hanno lambito anche una Ford Fiesta parcheggiata nelle vicinanze, danneggiandone il paraurti e lo specchietto laterale. L'episodio potrebbe nascondere dei retroscena legati proprio alla posizione del Barba, ancora poco chiara. La polizia intanto batte anche la pista che porterebbe ad uno screzio sentimentale, sfociato in una ritorsione nei confronti dell'intestataria del mezzo.